La puntata di oggi è dedicata allo spinning al tono rosso sulle mangianze. Cercheremo di comprendere un po' la sua biologia e comprendere un po' le sue abitudini. A tutti noi è capitato più di una volta di trovare i tuoni in mezzo al mare e magari ripassandoci dopo un po' di tempo li ritroviamo di nuovo lì, in quel cerchio magari di 100-200 metri. Dobbiamo cercare di iniziare a capire il perché i banchi di tonni si trovano sempre in quelle zone, in punti magari che non vediamo neanche la terra e in cui la profondità è superiore ai 1000 metri. Questi nostri punti non sono solo i waypoint sul GPS, dobbiamo comprenderne il perché si trova lì il tonno. È molto interessante vedere il loro metodo di ricerca, in cui si nota il loro movimento molto largo tra di loro. In questo modo riescono a coprire zone molto ampie, comunicando tra di loro, del tutto simile alla tecnica della caccia dei lupi.